Ok, ci siamo, siamo live. Finalmente ci sono riuscito. Problemi di connessioni e cose varie. Vediamo se va tutto ok. Vediamo un pochino. Aggiorniamo un po' la pagina. Ok, siamo live. Condivido la diretta subito. Copio. Ok, uno in live. Allora, faccio questa live in modo un po' più veloce, perché come ben sapete è uscito questo protocollo per matrimonio, no? E quindi ci sono un sacco di normative, un sacco di cose che bisogna sapere per poter organizzare il matrimonio. Beh, allora, da dove vogliamo iniziare? Io mi sono scaricato il protocollo, lo volevo leggere, lo volevo condividere insieme a voi. Ci sono alcune considerazioni da fare. La prima che subito ho notato e che subito salta agli occhi è che non c'è una data certa di quando inizia questo protocollo che è stato fatto dalla Regione Campania. Dovrebbe iniziare, se ho capito bene, fine maggio, inizio giugno, però siamo sempre là perché comunque ci sono parecchi eventi già organizzati che devono essere in un certo senso riorganizzati proprio perché ormai maggio è andato, giugno con l'avvento di questo nuovo protocollo è totalmente a rischio, lavorativamente parlando, quindi organizzare un matrimonio si può fare, ma ci sono tante piccole cose da sapere. Inoltre poi, oltre a questo protocollo, il nostro ministro, insomma, Presidente del Consiglio, ieri ha emanato, insomma, se vogliamo dirla così, una dichiarazione pubblica in cui dice, nulla di certo, però comunque secondo lui i matrimoni non inizieranno prima, non si potranno festeggiare, ecco, prima del 15 giugno e solo e attraverso la Green Card. Questa Green Card che cos'è? La Green Card è effettivamente proprio una card. È una sorta di passaporto per le vaccinazioni, in modo per verificare tutte le persone che sono, come dire, che sono vaccinate. Quindi chi ha questa card potrebbe essere invitato del matrimonio. Però i conti sempre non ci ritornano, perché, come dire, se questa cosa della Green Card è vera ed effettiva, per quando verranno vaccinate tutte le persone, per quando tutte le persone riceveranno questa green card, convenite con me che cioè, questa stagione è bella che è andata sotto questo punto di vista, perché comunque se adesso si stanno vaccinando, se non mi sbaglio, io over 40, manca ancora tutta la fascia dei 30 e dei 20 all'incirca. Che poi questo non è nemmeno una cosa certa, è solo una dichiarazione. Però ecco, come dicevo, nel frattempo il nostro governatore De Luca, chi lo ama, chi lo odia, però intanto si è un attimino prodigato finalmente con questo nuovo protocollo. Dai, adesso vediamo un po' insieme. Io voglio farvi vedere alcuni punti salienti che li ho trovati veramente interessanti. Allora, vediamo un po' dove l'ho messo. Ovviamente tutto quello che vi leggo, tutte le considerazioni che facciamo, le trovate sul sito della Regione Campania. Quindi date Regione Campania e vedete tutte le cose. Lo caricate e lo vedete. Quindi, allora, in contrasto con quello che dice il nostro governatore, il protocollo non ci chiede questo Green Pass, questa scheda della vaccinazione. Quindi già l'inizio è totalmente diverso.
Quello che mi è subito saltato all'occhio è una questione di questo tipo, ovvero il decreto inizia dicendo che con tutte le location devono avere una persona, ecco, che si fa carico appunto di questa responsabilità, che si vengono appunto cioè, in modo che questa persona sia responsabile. Che tutte le normative anti-Covid vengano attuate, in fin dei conti. E quali sono queste normative? Allora, vediamo un po'. Ovviamente non è richiesto il tampone, come qualcuno si pensava, cioè non c'è questa cosa che tutti gli invitati devono essere tamponati all'ingresso del matrimonio, ma al momento quello che è certo è che all'ingresso appunto della location appunto del ristorante venga misurata almeno la temperatura. Quindi tutte le persone che abbiano una temperatura maggiore di 37 non vengono appunto fatti accomodare in sala. Ci devono essere tutti questi diciamo tutti questi punti ecco da rispettare, quindi metri di distanza seduta a tavola. Se si è all'interno, se si è seduti soprattutto allo stesso tavolo, può anche non esserci cioè, non essere utilizzata la mascherina, ma se si è alzati all'interno della sala, bisogna che venga indossata. Cos'altro? All'esterno della struttura, la mascherina può essere tolta, ovviamente sempre rispettando il metro di distanza. Che poi diciamo tutte queste cose dipende molto dalla struttura in cui vuoi festeggiare il vostro matrimonio, perché gran parte delle strutture, almeno che conosco io, sono così grandi che cioè, rispettare queste normative, appunto di distanziamento, eccetera, non dovrebbe essere affatto un problema. Sono strutture molto spaziose. Ovviamente non è possibile fare balli, non si può ballare. Quindi musica, l'accompagnamento musicale è solo appunto da tappeto, ecco come vogliamo dire, solo un accompagnamento volto ad accompagnare il pranzo, quindi non ci saranno balli e cose di questo tipo. E per quanto riguarda invece il locale, deve adottare tutte quelle che sono le normative di prevenzione. Quindi anche i camerieri devono indossare sempre la maschera, tranne che se non fanno una piccola pausa, se sono da soli in disparte possono toglierla. Poi cos'altro? Ovviamente devono avere guanti, mascherina. Però la cosa che più, insomma, che è strana, è che nel caso, allora, prima ti dicono che la temperatura viene misurata all'ingresso, eccetera. Però poi dopo, sempre in questo decreto, dice, in caso di positivo, cosa succede? Perché dovrebbe esserci un positivo se tu fondamentalmente hai già misurato la temperatura agli ospiti e poi si presuppone che comunque una persona che abbia dei sintomi o che quantomeno sia stata a contatto con delle persone che sono state prese da Covid, non penso che vada appunto in un matrimonio, minimo sintomo uno se lo vieta. Però ecco, in caso non venga rilevato appunto un caso COVID, un caso positivo al COVID, anche all'interno della celebrazione, appunto dello svolgimento del rito, come dire, deve essere isolata questa persona, viene messa appunto in un posto in cui, una stanza, se la struttura anche delle camere da letto, per dire, no? La persona viene messa in questa stanza, viene messa in quarantena, vengono allertate le forze dell'ordine e il pranzo sempre fuori la porta, beh, in sostanza è come fosse d'altronde una quarantena fatta a casa. Questa è la cosa. Vedo che stanno arrivando dei commenti, quindi nessun cantante di nome lo dico, vabbè, questo è il minore dei mali, è il minore dei mali. Andiamo un po' le altre cose che mi sembravano interessanti.
Vabbè, cose di questo tipo, al fine di diminuire in modo considerevole il rischio da contagio, ti raccomanda vivamente agli sposi e ai loro contatti stretti di sottoporsi nelle 48 ore antecedenti la cerimonia a tampone antigenico o molecolare al fine di rilevare eventuali positività. Quindi comunque ci si appella al buon senso. Ovviamente tutte queste cose che sto appunto dicendo, sono quelle, sono nel protocollo, ma sono rivolte effettivamente allo svolgimento della festa nelle sale, appunto nei ristoranti, perché poi per il resto non c'è molto, tipo ad esempio durante la celebrazione di rito religioso, gli vengono applicate le normative, sempre la solita cosa, distanziamento, eccetera. Vediamo un po' cos'altro c'è. Ecco, allora, l'obbligo di ovviamente le strutture devono essere previste di tutte le i dispositivi medici per appunto dispositivi medici per prevenire il Covid, insomma. Poi. Kit protettivo, pulizia, disinfestazione e sanificazione. D'altronde qui c'è anche una piccola postilla dedicata proprio ai ristoratori per quanto riguarda il cibo, l'ordine dei loro fornitori. Addirittura loro non dovrebbero, come dice qua, firmare bolle di trasporto, cose di questo tipo. Il tutto dovrebbe avvenire in modo telematico, quindi automaticamente presuppongo, ma qui non c'è scritto, anche il pagamento della festa debba essere fatta in modo tracciabile, altrimenti se loro non possono toccare documenti di alcun tipo, quindi penso nemmeno i soldi, il denaro. Vediamo un po'. Ah, poi ovviamente, qualora la struttura fosse provvista, deve stare tutto aperto, finestre aperte, deve areggiare, deve esserci il ricircolo dell'aria, i condizionatori anche devono essere sanificati a fare questo trattamento antianallergico, una cosa di questo tipo, per garantire, per defluire, ecco, appunto, il flusso d'aria. Vediamo un po', disinfezione, processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni. Vabbè, questa è più una parte rivolta ecco, in realtà poi questo protocollo è dedicato più, ecco, alle strutture, cioè alle strutture vere e proprie che alle persone. Quello in realtà è, secondo me, più che appellarci veramente al buon senso, soprattutto ecco cioè, questa è una cosa, bisogna avere del buon senso alla base, perché comunque non si può veramente chiedere alle persone di essere di fare questa tessera, perché secondo me le tempistiche poi sono molto molto lunghe. Addirittura, come dicevo prima, Draghi diceva per il 15 giugno, invece De Luca mi spingeva per l'inizio di giugno. Con questo protocollo i matrimoni si possono svolgere tranquillamente. Quindi questo è tutto. Non mi sembra ci siano altre cose interessanti. Se c'è qualche osservazione, vediamo un po'. Che è un po' raffreddato oggi. Vediamo un po'. Andiamo sulla pagina. Ecco, poi non si capisce un altro aspetto fondamentale, perché secondo me questo protocollo comunque non è completo. Questo protocollo non è completo, mancano molti aspetti che possono sembrare anche banali, però mancano, non so, come per dire, il numero di tavoli, cioè il numero di persone sedute al tavolo. Qua nel protocollo non c'è scritto. Immaginiamo tavoli da 6,
prima, no? Prima si facevano tavoli da 6, 1 metro a persona per tavolo, questi tavoli quanto devono essere grandi? 6 metri? Cioè, mi sembra un po' eccessivo, quindi magari tavoli più piccoli, però non è specificato qua, quindi non è specificato. Vabbè, poi c'è tutta la parte che riguarda le premesse, ai sensi degli articoli, eccetera. Ovviamente questo protocollo qua è utilizzabile non solo per matrimoni, ma anche per piccoli eventi. Però ecco, anche qua non c'è una data precisa, quindi al momento legalmente ci sono ancora insomma le vecchie normative che sono anche molto severe se non vengono rispettate. Qualora non venissero rispettate, perché insomma, se non vengono rispettate, cioè al momento le cerimonie non si possono svolgere. Quindi, non potendosi svolgere, immaginate che mi sembra che adesso i verbali siano saliti a 400 euro a persona, più un'altra, non so quanto esattamente, per i ristoratori. Quindi, svolgere le cerimonie. Non si può fare, quindi a meno che quando non esce una data certa di quando questo appunto protocollo possa essere, cioè possa partire, al momento non si possono svolgere. Quindi diffidate da chi vi dice che diffidate appunto da chi vi dice che potete svolgere il vostro evento, perché ragazzi purtroppo non si può, che sia per un matrimonio, che sia per una comunione, un battesimo, eccetera. Perché le multe sono salate, come anche già è capitato, cioè alcune nuove strutture sono state altamente sanzionate, tutte le persone che c'erano dentro sono state sanzionate. Quindi dobbiamo solo aspettare che questo protocollo venga attuato e stare un po' attenti, insomma, a tutte queste cose. Purtroppo per chi deve sposarsi, non è una situazione semplice, ecco, se vogliamo, perché comunque tutti questi accorgimenti recano non solo stress, però mi immagino che comunque quei matrimoni di centinaia di persone, purtroppo, secondo me, non, cioè, no, purtroppo, secondo me non vengono fatte in automatico, soprattutto se veramente con il Green Pass di Mario Draghi, per quando si faccia tutta la situazione, la vedo un po' duretta. Io non, purtroppo non sono molto ottimista, so che dovrei essere ottimista, ma contro i miei interessi, voglio dire, no? Però, meno che questo protocollo non venga, cioè non parta, è tutto molto inutile. Ovviamente, ecco, adesso stavo leggendo sott'occhio, buffet non si possono fare, quindi deve essere tutto servito al tavolo. Questa può essere anche una cosa positiva, perché comunque i buffet sono sempre un po' caotici. E niente, aspetti organizzativi, gestione, identificare la persona preposta a fornire ogni opportuno chiarimento, va bene. Vabbè, in sostanza queste sono tutte le cose, quindi igiene del personale, quindi ecco magari sempre rivolto più a loro, ricevimento materiale prima allestimento come dicevo prima, e niente, questo è tutto. Io direi vi saluto e nel caso dovessero esserci degli aggiornamenti, facciamo un'altra piccola live, sai, di aggiornamento. Ecco, poi mi è venuta un'altra cosa in mente, questa cosa del Green Pass, addirittura bisogna aspettare non solo il primo vaccino, ma anche il secondo, cioè il secondo richiamo. Quindi, se noi adesso ancora dobbiamo completare il primo richiamo, siamo, come dicevo prima, gli over 40, ma per quando si completa prima tutto il primo richiamo, poi si deve fare il secondo. Io la vedo dura, come fa per il 15 giugno? Cioè, sinceramente. Quindi, tanto vale. Se tra De Luca e Draghi, come dire, non ci sia, non c'è. Non si vanno a contrastare l'uno con l'altro, quindi si fa quello che dice De Luca, che poi effettivamente dovrebbe essere più importante quello che dice il governo, più che il nostro governatore. Adesso non lo so come funzionerà.
sotto questo punto di vista, chi ascoltare, quale delle due cose sarà fatta, voglio dire. Va bene, dai. Allora, questo è tutto. Io vi saluto. E poi se vedete il video, lasciate un commento, magari ce lo conserviamo per una prossima diretta e vedrò di rispondere, ovviamente, sperando che tutto vada per il meglio. Buon pomeriggio. And